Un appuntamento diverso dal solito, ma spero, credo non meno interessante. Guido Guerzoni, specialista del mondo della cultura, dei grandi eventi, degli eventi anche dello sport, e come questi possono cambiare in qualche maniera la traiettoria di luoghi o di persone. La cosa più adatta per me da fare è quella di lasciare che lui si presenti. Grazie Alessandro. Mi chiamo Guido Guerzoni, ho insegnato per 25 anni in Bocconi, occupandomi di temi a cavallo ovviamente tra musei, istituzioni culturali e mercati dell'arte. Vivo in Veneto da 11 anni perché seguo il progetto del Museo Ermenova di Venezia Mestra che è prossimo all'apertura. Oggi volevo toccare alcuni temi che da una parte rientrano nella biografia di Alessandro e partirei da una prima curiosità personale. L'esperienza degli ultimi 15 anni, e mi riferisco al successo delle Olimpiadi invernali di Torino o di Expo, dimostra che i grandi eventi sportivi e culturali, se ben gestiti, riescono a rilanciare l'immagine di un paese che a livello internazionale, diversamente, è un po' condannato a una visione caricaturale o di stereotipi. Secondo te, questi eventi servono ancora, se ben gestiti, a tenere alta l'attenzione sul nostro paese? Secondo me abbiamo scoperto che possono assolutamente essere utili e fare la differenza. Torino è stato un caso di cui possiamo andare orgogliosi come italiani, è stato un caso di successo, anche perché in qualche maniera ha presentato dei concetti anche di innovazione, no? Questo fatto del villaggio olimpico dentro la città e poi lo sport all'aria aperta anche un po' lontano, mi sembra un'interpretazione ecologica, contemporanea, che in qualche maniera ha tracciato la strada poi anche per altri come Vancouver. Mi dicono che il villaggio olimpico è un luogo abitato e funzionale, insomma l'eredità è stata anche una metropolitana che ha permesso alla città oggi di presentarsi come una città, insomma, che può essere una città buona per un turista. Ecco, se immaginiamo quello che era Torino 20 anni fa, insomma, non possiamo che parlare di un grande successo. Milano con l'Expo, anche forse là c'è stata qualche discussione in più, ma sicuramente mi sembra che il dialogo tra pubblico privato e anche il mondo dell'università abbia funzionato. Penso che molto abbia a che fare con la programmazione, la pianificazione e il coinvolgimento di tutti, ma insomma, se ci sono questi ingredienti, di sicuro il grande evento può fare la differenza. Mai come in questi ultimi anni c'è una voglia nel mondo di Italia, cioè, a volte basata ovviamente su una conoscenza anche approssimativa del nostro paese, cioè, troppo spesso ci dimentichiamo che non tutti ci conoscono bene come immaginiamo. Ce la meritiamo, nel senso, facciamo abbastanza per in qualche modo rispondere a questo desiderio, a questa voglia di conoscerci l'italiano, la terza lingua più studiata al mondo, pur essendo un paese che ha 60 milioni di abitanti. Ma ecco, penso che dovremmo fare di più per continuare a meritarcela. Voglio dire, il fatto che il nostro sia il paese con un maggior numero di siti dell'UNESCO, insomma, non ci mette in condizione che non dobbiamo aggiungere tanto di più, no? Nel presentare le nostre caratteristiche, le nostre bellezze. Sono conosciute da molti, purtroppo non sono vissute come dovrebbero essere da tutti. È un fatto di tipo organizzativo, è un fatto di dialogo tra pubblico e privato, è un fatto forse anche di coscienza strategica da parte del mondo delle imprese, insomma, degli individui, della pubblica amministrazione, dover invece riconoscere che questa deve essere una direzione strategica. Possiamo Ecco, fare di sicuro di si più. può fare meglio secondo te? Penso a un'esperienza vicina, che è quella di Venezia. Durante le vacanze pasquali sono stati introdotti tornelli pedonali, rispetto ai miliardi di individui che in modo del tutto legittimo desiderano visitarla. Questo vale per Venezia, ma vale per altre città. Io abito a Firenze, la situazione non è diversa. C'è il modo di conciliare il desiderio, ripeto, del tutto legittimo di visitare la città col fatto che parliamo di realtà che per la loro storia, per la loro tradizione sono comunque fragili, cioè non riescono a sopportare dei numeri e questo peso così importante. Hai dei suggerimenti, hai delle idee che non si riferiscono al caso specifico, ma come davvero conciliare la voglia di visitare da parte di centinaia di milioni di individui col fatto che sono realtà nate secoli e secoli fa e non abituate a sopportare questo peso? Certo, beh, io posso dire da imprenditore che viaggia molto e anche insomma, un po' da turista, ahimè, troppo poco rispetto ai miei gusti, insomma,
Però posso dire che dal punto di vista filosofico dobbiamo sempre ricordarci che non c'è niente di più bello che visitare un luogo in cui esiste una vita propria, al di là delle bellezze che si vanno a visitare. Per cui insomma sarebbe triste che uno andasse a Venezia solo a vedere Venezia in quanto insomma, un insieme di architetture di luogo, Prive di residenti che non siano prive dei di per figuranti. cui insomma, se, senza una vita propria. Per cui insomma sul fatto che sia fondamentale trovare un bilanciamento tra le due cose e un dialogo, insomma, e una costanza nella presenza, non avrei proprio nessun dubbio, per cui, insomma, ci vuole assolutamente un coinvolgimento forte da parte degli abitanti. Io penso che, sa, con la coscienza della buona gestione e soprattutto io dico anche con tutte queste nuove tecnologie che oggi abbiamo a disposizione, no? Nel cercare di portare insomma, il prodotto in tavola al consumatore nel momento in cui lo desidera, insomma, la tecnologia per poter prevedere i flussi, per poterli gestire. Ecco, io penso che insomma, tra alcuni difetti che possono aver avuti questi nuovi avanzamenti tecnologici che ci fanno sentire poco in controllo delle nostre vite, insomma, però c'è anche quello che si possono pianificare le cose e programmarle. Secondo me si può sfruttare meglio questo fattore. Tu hai citato una parola che mi è molto cara, hai parlato ovviamente di tradizione, di storia, di radici. Nella tua esperienza di imprenditore che vive nel mondo ed è costretto a farlo, cioè oggi le imprese se vogliono competere lo possono fare solo a livello globale, ha ancora senso per molte grandi imprese mantenere un legame così saldo con i propri territori di origine e di elezione? Cioè è possibile ancora combinare il fatto di avere delle radici in un luogo, e poi la tua vicenda biografica lo conferma, ed essere però tutti i giorni con gli occhi aperti sul mondo? Questo vale per molte, credo, aziende italiane che sono al bivio, rimanere domestici come attenzioni, affetti, o in qualche modo investire ad essere presenti altrove. Noi con la Ventura Investimenti, noi siamo specializzati in Italia, in Francia, in altri paesi europei, ma in particolare in Italia, nella piccola e nella media impresa, direi soprattutto la media impresa, sempre di più ci accorgiamo che insomma, questo legame col territorio può fare una differenza. E fa una differenza per varie ragioni, fa una differenza soprattutto di tipo emotivo, no? Perché io ho sempre pensato che poi alla fine un individuo, un imprenditore, insomma chiunque delle cose importanti, le scelte importanti le fa perché c'è un aspetto di tipo emozionale, no? Certo. Per cui insomma, questo fatto di essere legati a un territorio rappresenta qualche cosa in termini anche proprio di forza, di volontà e di determinazione alcune volte, per cui è un valore a prescindere. Penso che ci sia qualche cos'altro da dire che è ancora più importante. Noi ci stiamo affacciando a un mondo in cui si è capito, ne abbiamo parlato altre volte, che la forma di capitalismo che abbiamo conosciuto fino adesso, è una forma interessante, ma non sicuramente più sufficiente, no? La distribuzione delle ricchezze, non è soddisfacente, l'avanzamento dei più sfortunati non va al passo giusto e in questo senso parecchie volte abbiamo parlato di share economy, l'economia della condivisione come diciamo, un'ipotesi di fare impresa del futuro. Uno degli elementi salienti di questo tipo di ipotesi è proprio quello di immaginarsi delle imprese, delle attività che abbiano a che fare in maniera fruttuosa con le comunità locali, perché anch'esse rappresentano un valore di identità, un valore di competenze tecniche e di abilità manuali o intellettuali, ma soprattutto anche di entusiasmo e di identificazione. E alla fine una società o un'impresa è un po' come una squadra di calcio, non è detto che un insieme di campioni vinca sempre, tante volte ci vuole anche proprio lo spirito di spogliatoio e cosa meglio di un territorio può rappresentare questo? Una piccola curiosità, una sorta di interludio, una curiosità personale. La tua passione per l'arte, per l'architettura, per la storia, in che modo ha influito e influisce sulla tua attività professionale, sul tuo essere imprenditore? Si ricollega a quanto hai appena detto, cioè in che misura, se vogliamo, la grande tradizione della cultura dell'arte italiana spinge, aiuta le imprese italiane quando escono dai confini nazionali, quindi una sorta di confronto tra la tua esperienza personale, lo conferma le opere meravigliose che ci circondano, e quello che puoi considerare una sorta di frame in cui si muovono anche altre imprese e imprenditori italiani quando vanno fuori. Ma io penso che a me,
ci sono parecchi ingredienti che mi hanno appassionato a questo mondo. Prima di tutto c'è il fatto proprio del gusto e della bellezza, insomma, la bellezza è un valore, parliamo del nostro territorio, parliamo dei nostri luoghi e anche gli oggetti e la ricerca per la bellezza, insomma, è qualcosa che ti dà delle sensazioni. Queste sensazioni che poi sono Ispirano la la. benzina, sono esattamente la ricerca. Poi io ho sempre pensato che insomma, in qualche maniera gli artisti sono delle persone anche coraggiose, no? Perché partono controcorrente, stanno anticipando una lettura del futuro. Sono coraggiose anche perché, insomma, io mi immagino quando uno pensa insomma, a una cosa anche apparentemente banale, no? Ma insomma, si immagina Fontana negli anni 60 che fa una mostra e ci sono solo delle tele con dei tagli, no? E lui dice: questa è arte. Ed è consapevole dei Ed è giudizi che gli consapevole stanno che arrivando. probabilmente la maggior parte della gente lo vorrebbe rinchiudere o direbbe che Manicomio. sa che c'ha dei problemi. E invece lui con coraggio dice: no, insomma, questo rappresenta qualche cos'altro per me. E eventualmente un giorno la storia dimostrerà che ha avuto ragione. Ecco, io penso che insomma, un po' insomma, quando uno fa un'impresa, io penso all'Aventura Investimenti, quando noi siamo partiti per un settore che non esiste, facendo un'attività che non era conosciuta, insomma, dichiarando di non essere specialisti di nessun settore, insomma, era qualcosa che non era necessariamente capito da tutti quanti. Ecco, per cui insomma, un po' questo senso di esplorazione e di divertimento e anche di rischio, insomma, accomuna la vita di un imprenditore a quella di un Come artista. artista, no, mi sembra un bellissimo paragone. E rispetto a questo punto, hai citato un passaggio che mi ha molto colpito. Dicevi, a volte le tecnologie sono ambivalenti, sono ambigue, cioè ci danno l'illusione di poter governare e controllare ogni minuto, istante la nostra vita senza limiti spaziali. Cioè, oggi possiamo ricevere telefonate in mezzo all'Oceano Pacifico a 8.000 metri, al tempo stesso però ci danno anche la sensazione di perdere il controllo della nostra esistenza, perché ne diventiamo schiavi, quindi da carnefici ci ritroviamo vittime. Nello specifico penso anche a esperienze o ricerche artistiche recenti. L'esplosione del digitale fa sì che a volte il rapporto, la percezione della differenza tra una copia e un originale sia sempre più sfumato. Secondo te, da qua a pochi anni, la differenza sostanziale che c'è tra avere un rapporto fisico, tattile, con le cose vere, con le opere vere e le loro infinite riproduzioni, tenderà a stemperarsi o rimarrà forte il valore dell'originalità? Cioè, No, io penso che il valore dell'originalità, insomma, sia insostituibile per varie ragioni. Penso però che sarebbe anche un errore provare a vivere questi due mondi o questi due aspetti in maniera contrapposta tra di loro. Ma secondo me invece va vista con un senso di sinergia, insomma, uno può aprire la strada a un altro. Ecco, noi abbiamo parlato dei grandi eventi, parliamo dei musei, dei visitatori, insomma, tutto questo sta anche succedendo perché c'è una nuova tendenza, dei nuovi meccanismi della gestione dell'economia, per cui c'è la sharing economy, la condivisione, c'è il low cost, quindi rendere accessibile il viaggio, cosa che prima era proibitiva, cosa che era diciamo, la prima barriera era il proibitivo, per costo cui insomma, delle. queste cose vanno viste sotto forma di sinergia, per cui insomma, se uno la prima volta rimane affascinato e colpito da un'immagine posso dire Vuoi parlare di un artista del che ami Colosseo dei piuttosto che tanti? di un artista che abbiamo visto o che conosciamo, insomma, questo qua potenzialmente crea una voglia di andarlo a scoprire sul luogo o sulle sue vere opere, per cui insomma, vedo una forte sinergia tra le cose. E una tua impressione, insomma, che deriva dalla tua esperienza imprenditoriale, è possibile, secondo te, migliorare la gestione dell'istruzione culturale italiana? Poi ci sono dei casi eccellenti, negli ultimi 5-6 anni sono state inaugurate realtà private, ma che operano con funzioni pubblicistiche, penso a Pirelli Angra, Bicocca o Fondazione Prada, e non li cito a caso. Secondo te questa esperienza può essere estesa anche a per migliorare in qualche modo il livello di fruizione e di accessibilità delle altre istituzioni italiane, o stiamo parlando ancora di un'elite ristretta in termini di numeri?
Beh, io adesso non ho delle statistiche puntuali, però penso sempre che insomma, l'esempio possa fare la differenza, per cui il fatto che alcuni privati si siano mossi in questa direzione e abbiano dimostrato che si può fare ed aver successo, sicuramente porterà a uno sviluppo di competenze, tecnologie e di abilità che insomma, il pubblico sarà obbligato a seguire, per cui vedo anche qui questo rapporto molto fruttuoso. E la citazione non era casuale. Il fatto che alcune grandi aziende italiane investano convintamente nel settore artistico-culturale, cosa, quale segnale sta dando al resto del sistema produttivo italiano? Beh, sta dando il segnale che insomma, alla fine ogni paese, insomma, così come ogni azienda deve avere un suo punto di forza, un suo vantaggio competitivo, sempre di più noi arriviamo alla conclusione che insomma, il patrimonio, la nostra miniera ce l'abbiamo sotto casa e sta proprio nella bellezza, nella nostra capacità di distinguere il bello dal brutto, la capacità di fare le cose buone, no? Anche Sì, a nel volte ce mondo lo della cucina. dimentichiamo, ma altri ce Sembra lo quasi che riconoscono molto più di quanto assolutamente. immaginiamo, da questo punto Assolutamente. di vista. Da imprenditore mi piacerebbe sempre, parto dal concetto insomma, che per migliorare una cosa bisogna poterla anche misurare, no? Ecco, per quanto riguarda le abilità del mondo accademico, anche imprenditoriale, di misurare l'efficacia dei grandi eventi, che siano di tipo culturale o che siano legati al mondo dello sport. Beh, negli ultimi 30 anni sono stati fatti enormi passi avanti, sia per le dimensioni dell'impatto economico di alcuni grandi eventi che muovono miliardi, parlo di miliardi di euro, di dollari, sia per il fatto che c'è una cultura dell'accountability che si è diffusa anche in altri settori. Cioè, fino a 30 anni fa era difficile immaginare che nella decisione di accettazione di una candidatura il computo delle ricadute, degli impatti economici e sociali venisse ricompreso. Oggi invece diventa uno dei punti fondamentali. Questo perché è considerato ufficialmente un investimento e come tutti gli investimenti deve essere valutato in termini comparativi. Cioè, se sono un decisore pubblico ma anche un grande partner privato, mi interessa sapere quali sono, se vogliamo, le ricadute. Le ricadute peraltro non sono solo finanziarie, cioè, oggi ci sono impatti di carattere ambientale, impatti sociali, cioè cambia l'identità, cambia il modo di riconoscersi o sentirsi parte di una comunità, cioè sono tanti gli aspetti che vengono in qualche modo monitorati. E da questo punto di vista io sono stato uno dei pionieri, mi sono occupato sia di grandi mostre ma soprattutto di festival, da Pordenone Legge, dagli amici di Pordenone, a Festa Letteratura di Mantova, e quando sono nati, 15-16 anni fa, erano pochi gli eventi che si facevano in qualche modo carico di provare a misurare le proprie ricadute. Quando l'abbiamo fatto sono emersi degli elementi molto, molto interessanti. Cioè, oggi un grande evento, lo dicevi prima tu, se ben gestito può davvero cambiare il modo in cui un luogo viene percepito, può davvero ricostituire un legame tra una comunità sempre più frastornata, a volte sempre più paurosa, e il posto in cui vive. Lo sforzo che bisogna fare oggi è cercare di convincere paradossalmente chi vive in un luogo a riconoscersi come parte attiva, a prendersi cura del posto in cui vive. E i grandi eventi, non ci sono differenze tra eventi culturali e sportivi per una ragione. Oggi lo sport è considerato giustamente, io lo dico come sportivo praticante, un'espressione culturale come tutte le altre. Sono cadute le barriere, gli steccati che separano cultura alta e bassa, come se lo sport fosse solo una pratica in qualche modo fisica. Sport è molto di più, vuol dire valori, vuol dire identità, vuol dire far parte di un progetto. Non c'è solo una dimensione agonistica, ma c'è molto di più. Vuol dire riconoscersi. Pensiamo che oggi spesso il tifo o la partecipazione emotiva per la propria squadra è uno dei momenti più importanti, più salienti, più ricchi della vita emotiva di una persona. Capiamo perché negli ultimi 10 anni lo sport è diventato a tutti gli effetti un'espressione culturale, con i suoi musei, con le sue mostre, con le sue bellissime e seguitissime trasmissioni televisive. È una grande narrazione, ma è un epos in cui si riconoscono masse di individui. Oggi abbiamo più che mai bisogno di simboli o attività in cui le persone si riconoscono collettivamente. Quindi da questo punto di vista le due cose stanno insieme. Tante volte durante i miei viaggi o qualche intervento che faccio al pubblico, molte volte che parlo molte volte mi capita di parlare con i giovani, una domanda ricorrente è quella che riguarda la fuga di cervelli, i giovani, e che cosa questo rappresenta, no? Dove stanno le nostre
inabilità nel tenerli nel nostro paese, cosa non sappiamo offrire, cosa non sappiamo proporre a loro. Io, cioè, penso che il riassunto si possa dire che in qualche maniera non c'è un buon dialogo o diciamo non c'è una strutturata relazione tra il mondo dell'accademia, dell'università e il mondo del lavoro. E questo anello di congiunzione che manca forse è l'origine dei problemi. Cosa pensi? Ma io mi trovo nella duplice condizione di aver avuto un'importante esperienza di formazione all'estero quando ero all'università, di essere padre di un 21enne che ha deciso, e io l'ho supportato, di andare a studiare fuori dall'Italia. Lo dico dopo aver affermato che nella mia esperienza di docente, sia in Italia che all'estero, lo conferma, il livello medio di formazione, università italiane, pubbliche o private che siano, è eccellente, quindi non è un problema di qualità dell'insegnamento. È un problema di contesti in cui i ragazzi si trovano. E da questo punto di vista, il fatto di trascorrere anni, che non sono i 6 mesi o l'anno dell'Erasmus, vuol dire passare 3, 4, 5 anni in un contesto in cui a 19 anni non conosci nulla, una lingua che non si puoi praticare, ma non è come tutti i giorni destreggiarsi in un ufficio postale, andare dal medico, andare in ospedale a fare delle analisi. Quindi, il fatto di confrontarsi con culture diverse, con ragazzi che hanno, ragazze che hanno storie personali molto molto diverse, è un'esperienza formativa importante tanto quanto la materia e la nozione, se vogliamo, del corso universitario. Ed è un elemento che deve far parte del bagaglio di chiunque oggi desidera avere poi una carriera manageriale, professionale, imprenditoriale, che per necessità oggi avviene quasi sempre anche fuori dai confini nazionali. Oggi non possiamo esimerci da in qualche modo abituarci o rassegnarci al fatto che per lavorare oggi bisogna riuscire a muoversi disinvoltamente in ogni angolo del mondo. Lo si impara ovviamente standoci fuori. Potremmo forse dire che il problema non è tanto che alcuni vadano a farsi delle esperienze all'estero, è Ma che che non non abbiamo un tornano, numero esatto, sufficiente di no. persone che fanno le stesse cose Hai nei nostri perfettamente confronti ragione. o giovani che ritornano. Cioè, il problema è il saldo. Se noi avessimo un saldo in qualche modo pari a zero, cioè tanti vanno, tanti entrano, questo sicuramente è un elemento che in qualche modo rende più vivo il mercato del lavoro. Cioè, importare competenze, convincere gli stranieri a venire a studiare in Italia, è importante a patto che poi qualcuno di loro rimanga. Il nostro purtroppo è un saldo in cui continuiamo a perdere, spesso per decenni, dopo averli formati, spendendo parecchio, i più bravi, e non riusciamo ad attrarre talenti di pari qualità. Insomma, le ragioni sono tante, l'Italia non è un paese semplice per uno straniero, e quelli che poi hanno deciso di vivere in Italia ne riconoscono entusiasticamente i lati positivi. Ci dimentichiamo ad esempio che abbiamo, a detta di chi viene dall'estero, un buonissimo sistema scolastico e sanitario, che la qualità della vita è molto alta, cioè, a volte tendiamo un po' anche a sminuirci. Per alcune professioni però non c'è mercato, ci sono poche posizioni aperte e se ci sono, sono le grandi città, mentre la realtà imprenditoriale italiana è fatta ovviamente di luoghi che sono a volte lontani dalle scuole internazionali o dalla ricchezza dell'offerta culturale di una città come Milano, oggi per dire già Roma rispetto a Milano offre molto di meno. Quindi il vero problema sarebbe riuscire a convincere un numero almeno sufficiente, pari, di ragazzi stranieri a venire a studiare in Italia, ma anche per contaminare poi una comunità, cioè crescere con un costante confronto con chi viene da culture con formazioni molto diverse è utilissimo in quegli anni, perché ti forma la testa, ti abitua ad essere, a vivere senza timori nel mondo ed è un valore Lo importante. ricordo bene. Io so, ho dei figli so, un po' più giovani che anche loro so, stanno incominciando, hanno già fatto delle esperienze di studio, so, saranno all'estero molto presto. E una cosa di cui mi sono accorto, no, chiaramente so, questo tipo di esperienze sono anche molto costose, insomma, non sono sicuramente per le tasche di tutto. Però sono rimasto colpito che, so, perlomeno per quanto riguarda le scuole più importanti, si possa arrivare fino al 40% degli studenti che hanno la borsa di studio. Ecco, il sistema italiano com'è da questo punto di No. vista? Aiuta i più meritevoli? Perché anche questo potrebbe essere un elemento che fa la differenza. Hai ragione, non riesce a farlo a sufficienza. Cioè, le risorse messe a disposizione per le borse di studio sono, rispetto a contesti, quali possono essere prevalentemente quelli nordamericani, ma non solo, non sono sufficienti.
sia perché la disponibilità di prestiti d'onore che poi possono essere rimborsati entrando nel mercato del lavoro, sia perché c'è una quota di borse che coprono sia tuition fees che i costi in qualche modo di mantenimento che consente agli studenti veramente più meritevoli di laurearsi nell'università d'elite. Ora, in Italia le università d'elite esistono, non sono molte e sono sempre state guardate con un po' di sospetto dal sistema universitario italiano. Anche nel campo dell'educazione permanente e dell'alta formazione esistono delle differenze, è giusto riconoscere. Da questo punto di vista, se la quota, ma soprattutto l'ammontare delle borse crescesse, sicuramente ci sarebbero risultati migliori, perché il talento va cresciuto Anche perché queste così. università di elite in qualche maniera favoriscono quella che è la mobilità sociale. Sono i veri ascensori. In Italia non lo dico io, lo dicono tutti. L'ascensore sociale è bloccato da qualche anno, nel senso è sempre più difficile riuscire, provenendo da famiglie a basso reddito, a scalare in qualche modo, a salire i gradini della piramide sociale. Lo dico perché i gradini stanno diventando sempre più sempre più in qualche modo scoscesi, cioè è veramente faticoso, anche perché poi chi viene da una famiglia, e non è solo questione di reddito, ma anche di cultura della famiglia, che capisce che l'educazione ha un valore, investe sui propri figli. E quindi, sin dalla più tenera età, ovviamente li mette nelle condizioni di Certo. cumulare esperienze. Chi invece parte, se vogliamo, proprio dai livelli più bassi, fa veramente molto più fatica. Ti ringrazio per questa amabile conversazione. Spero che Grazie avremo in futuro occasione magari di a te. Grazie a rincontrarci. te, Guido. Grazie.